Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, ho paura di iniziare a filmare questo video perché non so cosa devo aspettarmi. Allora, dal titolo avrete capito che oggi assaggeremo snack vari e dolcetti, caramelle vari dal Giappone. Io ho ordinato e ho aspettato un sacco che mi arrivi, tra l'altro, questo pacco, non mi ricordo se da eBay o mi sa da eBay. Ed è effettivamente un mega pacco pieno appunto di tutte queste prelibatezze. Spero che siano veramente prelibatezze, ma ho i miei dubbi perché da quanto ne so le robe giapponesi, anche quando sono stata a Tokyo, sono molto bizzarre. Iniziamo. Questo, potete vedere, è il packaging. All'interno ci sono tutti questi snack. C'è scritto Sushi Candy, The Sweet Taste of Japan. E dietro c'è un lottatore di sumo tutto contento perché si sta pappando queste sushi candy. E questo qua, allora non riesco, credo, no, infatti, ad aprirlo con le mani, ma sono armata, ragazzi, sono armata di forbici che tra l'altro non ho pranzato, quindi spero siano decenti questi snack perché ho fame. Allora, oh, l'odore è molto bizzarro, è veramente strapieno, chissà se ce la faremo a provarli tutti. Allora, il primo che mi è capitato sotto mano non ho la più pallida idea di che cosa sia, perché c'è scritto solo in giapponese, non si capisce nada de nada, e dietro ancora meno. Allora, ok, vabbè, vediamo che cos'è. Allora, all'interno ci sono un sacco di mini pacchettini con queste stelline. Sono tutti uguali? Sì, sono tutti uguali, sono tutte stelline. Assaggiamone una. Questo mi sa che è un cartone animato conosciuto, boh, forse io non me ne intendo, scrivetemelo. E assaggiamo sta roba. Allora, la faccia della tizia sull'incarto è tipo, quindi ho paura. Vediamo, vediamo. Quello che so degli snack giapponesi è che ti sembra niente, ma poi c'è qualcosa di strano sotto. Allora, ragazzi, sono al sapore di cioccolato, non sto scherzando. Ho paura che mi esca un retrogusto strano, ma per il momento sto masticando. No, è proprio cioccolato. Ma è buonissima! Oh mio Dio! Sono super 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 buone. Spero che sia cioccolato, nel senso che a me sembra. Poi non lo so. Però queste mi sono piaciute, vediamo. Allora, facciamo tipo nella tombola, avete presente? Ok. Anche qui non si capisce una mazza di che cosa sia sto coso, perché è scritto logicamente tutto in giapponese. C'è il disegnino di un tizio che combina qualcosa, poi versa delle robe su un albero e poi fa qualcos'altro in un pentolone con una specie di martello gigantesco. Beh, e dietro c'è un cane. Beh, insomma, basta che non sia cibo per cani. Che cosa c'è? Ok, allora, oh mio Dio. Allora, quello che c'è qua dentro è particolare. Sono tipo dei piccoli, so, cracker, tipo delle patatine piccoline. Dopo aver assaggiato la caramella al cioccolato ci voleva, direi. Vabbè, proviamo. Ciao gatto Denver! Lui è sempre presente. Beh, non è male. Sono tipo... Dio, c'è un retrogusto un po'... C'è un retrogusto un po' strambo, però non sono poi così male. Sembrano delle, tipo, non ben definite, ma sembrano delle patatine strane. No, non sono patatine, sarà tipo mais, boh, non lo so, strane ma non così male. Le caramelle al cioccolato erano meglio. Poi vediamo che cosa mi capita. Oh, oddio, non so perché, ma ho la sensazione che questo non mi piacerà. Anche qui, non ben definito, c'è un maialino che sorride. E io ho tanta paura che questo sia a base di maiale. C'è anche disegnato un omino che scarta e mangia. E sopra il maialino, tutto contento. E io proverò. Però ho veramente, veramente paura. E tra... mamma mia. E tra l'altro questi snack, cioè, sono tipo delle piccole virgolette.
Oh mio Dio, allora. L'odore è veramente, veramente strano. Sa di McDonald's. Avete presente l'odore di McDonald's e Burger King? Questo è l'odore. Ne prendo una manciata e provo. Denver nel frattempo si sta mangiando quelli che sono caduti. Non mi piace, che schifo. Cos'è sta roba? Io penso veramente che sia a base di carne di maiale o qualcosa del genere. Il retrogusto è ancora peggio. Sembra una cosa fritta con dell'olio vecchio, ma non so bene che cosa sia. Oh, che schifo, no, questi non mi piacciono, questi non mi piacciono. Tra l'altro ho un terrore poi di leggere i commenti sotto questo video, perché se tipo qualcuno di voi sa che cosa sto provando e me lo scrive, perché io in questo momento non lo so. Però magari sono delle cose disgustose e quando leggerò i commenti mi verrà mezzo infarto. Poi, allora c'è questo. E questo è una specie di... non lo so. Non so che cosa sia, ma presumo sia una caramella alla Coca-Cola, perché c'è disegnata una bottiglietta di Coca-Cola. Oggi mischiamo proprio i sapori, gli odori, i gusti, proprio come se non ci fosse un domani. Queste sono sicuramente buone, perché sono simili a quelle che abbiamo noi, mi sa. Ed è una di quelle caramelle, vabbè che con i giapponesi non si sa mai, però mi sa che è una di quelle caramelle gommose, coca-colose e frizzantose, vediamo. Sì, decisamente è una caramella gommosa alla Coca-Cola, anche molto molto buona. Devo dire la verità, questa non è male, un po' mi piace perché è super aspra, forse più, un po' più aspra, un po' meno dolce rispetto alle caramelle che abbiamo noi, ma questa è super buona. Poi voglio troppo provarli tutti in questo video. Tutti li voglio provare. Ne abbiamo ancora tantissimi. Allora, che cos'è sto coso? No, vabbè. Allora, anche qua non saprei perché non capisco. Però dall'immagine mi sembra che siano delle caramelle che si compongono per creare dei nigiri sushi. Anche dall'altra parte non ben identificato. Però, cioè, il packaging, ragazzi, è troppo figo. Hanno un packaging, hanno delle... oh mio Dio, hanno dei packaging troppo forti. Ok, allora. Io spero che siano caramelle gommose, non al gusto di vero sushi. Proviamo ad aprire e vediamo. Allora, tutte gelatinose. Allora, che figata. Allora, dovrei prendere un nigiri, giusto? Cioè, un pugnetto di riso, giusto? E poi sopra vado a metterci il salmone, giusto? Quindi facciamo così. Questo dovrebbe essere il pugnetto di riso. Ci metto sopra il salmone, come nella foto, e poi me lo mangio. Ho gatto Denver. Non ti darò nulla. Cioè, lui sta qua e spera di ricevere. Cosa vuoi che ti dia? Caramelle gommose? Non ti fanno bene. Scusate, mi fissa. Non sono male. Sono un po' strane come sapore, un po' più, cioè un po' diverse rispetto alle nostre. Però non sono affatto male. Mi ricordano le caramelle gommose che mangiavo da piccola, tipo quelle in un kit in cui le preparavi tu. Poi, questi devono essere, presumo, sapessi leggere almeno qualcosa, cioè, ma proprio il nulla, zero totale, cioè non ho idea. Però da quanto vedo sembrano delle tipo delle patatine, tipo dei fiocchi di mais, palline di mais, non lo so. Oh mio Dio, l'odore è fortissimo, sono delle palline. Sono delle strane. Questa ha veramente veramente un aspetto strano rispetto alle altre. Ma assaggiamo questa, perché tutte sono gialle. Questa è mezza marrone, ma sì, facciamoci del male. Ugh.
Che schifo! Ma che cos'è sta roba? Mangiamone ancora uno. Non è che c'è disegnata una rana, perché effettivamente sono fatte con le rane. No, vabbè. Sono strane. Sanno di, secondo me, di mais, tipo i nostri... tipo i cornetti di mais, dai, avete capito? Però con qualcosa di strano aggiunto. E non voglio sapere che cos'è. Non voglio sapere che cos'è. Se lo sapete di una cosa strana, non ditemelo, vi prego. Farei a meno di mangiarne ancora, ecco. Questo è il nesso di tutto ciò. Poi, allora, c'è un altro... un pesce. Abbiamo un pesce, snack anche questo tipico, con tutto l'ambaradan, e c'è praticamente, sembrano due biscotti con del cioccolato al centro, non lo so, sembra anche pieno di briciole, penso che adesso lo scopriremo. Ma perché dovrei mangiare una cosa a forma di pesce? Cioè, spiegatemelo. Ah, ok, è rotto. Comunque è una specie di strano biscotto a forma di pesce. Beh, insomma, dall'immagine si capiva. E che strano, è tutto secco. Cioè, ci sono due cialde praticamente, e poi all'interno questa specie di cacao a bollicine. Assaggiamo. Allora, non è male. Penso che effettivamente questa cosa al centro sia cioccolato, però è un cioccolato un po' strano, tipo quelle robe, tipo bustine su bustine su bustine, che dovrebbero avere il sapore di cioccolato, ma è tutto tranne che cioccolato. Avete capito cosa intendo? Mi ricorda un po' i Loacker, ma molto alla lontana. Ma perché a forma di pesce, ancora non me lo spiego questo. Però tutto sommato è strano, ma non è poi così malaccio. Non è poi così malaccio, non lo finirei però, eh. E poi, allora, guardate quanta roba abbiamo ancora. Allora, poi abbiamo, c'è scritto in inglese mini bottle, una mini bottiglia, mini bottle, e poi c'è una specie di pinguino strano disegnato con del fumo che gli esce dalla testa. E c'è effettivamente, come da descrizione, una mini bottiglia all'interno. Ma che cos'è sta roba? Sembra tipo polistirolo. Non mi viene da mangiarla sta roba. Però ragazzi, se è uno snack, penso che sia commestibile, insomma, me lo auguro. Vi giuro, sembrano piccoli pezzetti di polistirolo. Proviamo a vedere se ha un odore. Zero odore. Dio ragazzi, io ho paura. Siamo sicuri che sia commestibile sta roba? Boh, io ci provo. Oh, se non vedete più video, significa che sono all'ospedale. No, sto scherzando. Che roba strana è. Oddio, è stranissimo. Allora, praticamente, quando tu ti metti in bocca questi piccoli granelli bianchi, si sciolgono all'istante. E hanno il sapore tipo di un... quasi di una caramella, ma non proprio di una caramella. E... boh, non so come descrivere. Si sciolgono all'istante. E sono un po' aspri, ma non sono proprio caramelle. Boh, che stranezza pazzesca. Cioè, vi giuro, strano, strano, strano. Non so descrivere il sapore. È tipo un liquido caramelloso, però non ha tanto sapore, ma un po' sì. Cioè, non penso che abbiamo una roba simile noi. Forse è un bene. Poi, allora, che cos'è sta roba? Allora, ci sono disegnate delle ciliegie e all'interno ci sono questi quadratini rosa, ma io voglio dire, ma perché? Perché quadratini rosa? E poi accanto c'è uno stuzzicadente. Ah, ok, pensavo fossero gommosi, invece sono rigidi questi cosini. Ma scusa, se sono rigidi, come faccio a mangiarli con lo stuzzicadente? Perché mi hanno messo sta roba? C'è qualcuno che se ne intende, può dirmelo? Non capisco che cosa c'entri. Ok, perché, cioè, come faccio a raccoglierli? Sono durissimi, vabbè.
Ho paura, ma lo farò per voi. Che stranezza, ma è questa? Allora, no, vabbè, ragazzi, sono super rigide, ok? Super rigide. Appena le metti in bocca diventano gommose. Effettivamente il sapore è di ciliegia. Dio, è troppo strana. Cioè, le metti in bocca, sono super rigide, tipo le Halls, tipo le caramelle, quelle quadrate alla mente, sono dure. E poi diventa super morbida e si scioglie. Sanno effettivamente di ciliegia. Anche se sta cosa della caramella, cioè io ancora non capisco cosa serve lo stuzzicadenti. Puoi pulirmi i denti? Comunque non sono male, non sono male, mi aspettavo di peggio, sono comunque molto bizzarre, ma non male, diciamo, anche se dubito che sia veramente ciliegia, sarà qualche strato di qualche tronco di albero che sa lontanamente di ciliegia. Poi, allora, oddio, cos'è sta roba? Allora, i packaging sono sempre molto insoliti, cioè molto colorati e non si capisce un tubo. Allora c'è un polipo che grida con i guantoni da box e i boxer da boxer. E poi c'è questa specie di gatto senza orecchie, anche lui con i guantoni, con un cerotto sulla guancia. Adesso ho capito perché ci mettono lo stuzzicadente in quelle caramelle, perché ti si attaccano i denti in maniera terribile e non le togli più. Ok. Quindi, prezzo tutto il video. Poi, assaggiamo sta roba. Ma perché queste cose hanno un aspetto così poco invitante? Perché la gente se le mangia? Allora, siamo seri, Nicole. Hai voluto fare questo video, hai voluto la bicicletta e ora cammina. Hai voluto la bicicletta e ora cammina. Hai voluto la bicicletta e ora pedala. Allora, quello che c'è all'interno di questo coso, lo sto perdendo, è una specie di... non so che cosa sia. È una specie di... strano hot dog, una specie di strana patatina con un buco all'interno lunga. Assaggiamo. Scusatemi, questa è la cosa più disgustosa che ho assaggiato oggi. Ma che schifo. Sa di pesce. Può essere pesce con le spezie. Oh mio Dio, mi sto veramente... cioè, voglio dirvi meglio come il sapore, ma non voglio mettervi sta roba in bocca. Ok, ah. Oh mio Dio. Sa veramente di pesce. Non so che cosa sia, ma non è una cosa che mangerei di nuovo nella mia vita. E questo che cos'è? Allora, c'è una bambina, un bambino, con questi cosi in mano e sembrano delle patatine. Ma ho imparato da questi packaging che non puoi mai fidarti, perché ti sembra una cosa e poi è tutta un'altra roba. Allora, all'interno è tutto praticamente sminuzzato, probabilmente nella spedizione. Mio Dio, il sapore di quel coso al pesce ce l'ho ancora in bocca ed è... beh. Allora, proviamo. Pezzetto di questo coso. Allora, inizialmente sembra una normale patatina, tipo un cracker, e poi ti viene questo strano gusto di non so cosa, che potessi, cioè che capissi che cosa c'è scritto qua. Ah. Non so perché sto facendo questa faccia, ma ho mille sapori che mi stanno arrivando, tutte le papille gustative, tin, 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 tin. È salissima sta cosa, è salata. Sembra una patatina, forse ha un retrogusto di formaggio, ma ha un sacco di retrogusti che ti arrivano così. E non credo sia esattamente adatto ai bambini, perché è anche un po' tipo piccante. Non necessariamente malaccio, ma tipo le nostre chipster sono meglio, per capirci. Però non è poi così male come il coso al pesce. Ecco, penso che dopo aver assaggiato quella roba là, niente mi sembrerà così male. Allora, oh mio Dio. Questo packaging è molto molto simile a quello con il pesce, quindi sono sospettosa. C'è disegnato sempre lo stesso gatto senza orecchie, ma che animali hanno lì, che gioca a calcio.
E c'è anche scritto BAN! Immagino sia golf, non lo so. Oh no. E la roba che c'è all'interno è molto simile. Sempre sto specie di coso tubolare. Oh! 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 Mio Dio, ragazzi. Ragazzi, vi giuro, questo coso sembra salato, ok? Inizialmente lo è, dopodiché diventa dolce, ma la consistenza di un coso del genere che diventa dolce, cioè ha quasi il gusto dello zucchero filato, ma in una consistenza terribile, non è accettabile, non lo so, è troppo troppo strano, cioè sgranocchiti, sembra una specie di uno snack tipo patatine, Fonzies, e poi ha il gusto di zucchero filato, ve lo giuro, super super dolce, è terribile. Cioè il gusto non è tanto male, è il gusto più la consistenza che non ci azzecca niente. Mamma mia, ma che è? Poi, Dio mio, questo sapore non lo sopporto. Allora, poi ci sono questi, c'è scritto Poriki qua sopra, e tutto il resto non si capisce, e sono c'è un peperone, una cipolla e degli spiedini che sorridono, e questi somigliano tanto a quei bastoncini in cracker che abbiamo anche noi. No, a vederli effettivamente non ci assomigliano. Assaggiamo. L'odore non mi piace. Strano. Non sono dei normali cracker. Anche questi hanno una specie di retrogusto. Sarà magari cipolla, davvero? Non lo so, perché poi hanno anche tipo dei... sono piccanti, oh mio Dio! Oh mio Dio! Mi è arrivato il piccante adesso, mi sta salendo! Oh mio Dio! Cioè... mio Dio, sono piccantissimi! Non so se sia peperoncino, beh, forse effettivamente ce l'ha disegnato. Un peperone, peperoncino, paprika, non lo so. Sono piccanti, parecchio piccanti. Non così male, però, non così male. Abbiamo visto di peggio in questo video. Oh, ragazzi, non ci manca ancora tantissima roba, eh? Qualcosina c'è. Allora, io ho paura delle confezioni di questa forma e misura. Beh, c'è disegnato sempre lo stesso gatto senza orecchie. Ma perché non gli hanno messo le orecchie? Vabbè. E, domanda a cui non avremo mai risposta. E c'è questa specie di disegnato, una specie di strano craffen tondo con all'interno, sembra, della cioccolata. Vediamo. Conoscendoli sarà tutto tranne che cioccolata. Oh mio Dio. Allora, che cos'è sta roba? Sono tipo dei mini bignè. Mini bignè, si intravede una cosa marrone all'interno che presumo sia cacao. Mi sento coraggiosa e l'ho messo tutto in bocca così. Finalmente una roba normale. Sono effettivamente tipo dei piccoli bignè con il cioccolato all'interno. Sono anche buoni, mi ero spaventata tantissimo a vedere questo packaging di questa forma, ma alla fine non sono così male, sono buoni. Poi, allora, questo piccolino, ci sono uno scoiattolo e un coniglietto che sorridono. E, dietro c'è scritto Cupi Ramune, non lo so. E all'interno ci sono delle caramelline rotonde. Vediamo un po'. Sì, sono tipo delle pastigliette piccoline. Vediamo. Oh. 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 Sa di plastica, che schifo è! Ragazzi, scusatemi per questi versi, ma è la cosa più disgustosa che io abbia mai assaggiato. Cioè, ma potevano fare una caramella normale? Perché l'hanno fatta così? Oh. Fa veramente, veramente... non ve lo dico, è terribile, non mi piace affatto, non le consiglio, ecco, capitate in Giappone, non le consiglio. Poi, allora, oh mio Dio, qui c'è disegnata un'altra bottiglietta, anche dietro, molto allegra, una bottiglia e basta, adesso non si sa.
proviamo. All'interno c'è quel... è una specie di lecca-lecca. E poi c'è anche... No! Sarà come quei lecca-lecca? No, li avevano fatti anche delle Spice Girls, vi ricordate? Cioè il lecca-lecca e poi tu lo zuppi, lo pucci dentro in questa specie di polverina che ti fa il sapore più aspro. Sono curiosa di capire se è la stessa identica cosa, perché questi li avevamo anche noi. Non so se li fanno ancora. Sì, allora, lecca-lecca, proviamo. Il sapore è disgustoso. Letteralmente disgustoso. All'interno c'è questa polverina. Andiamo a pucciare. Per bene, ovviamente, non risparmiamoci. Non è buono, ma non posso fare a meno di continuare a mangiarlo. Non riesco a smettere. Non è proprio come quelli che abbiamo noi, però non è così male, forse perché mi piacciono le cose aspre. Poteva andare peggio, anche se questo lecca-lecca ha un sapore veramente strano, tipo bubblegum. Però, oh ragazzi, ci sto prendendo gusto. Un po' straluccio, ma in confronto alle caramelle con lo scoiattolo e il coniglio di prima, niente può essere peggio. Oh mio Dio. Un'altra roba con questo packaging. Ma perché tutto mi sembra cibo per animali? Cioè, sono solo io? C'è una stellina che sorride. E uno snack che sembra a tutti gli effetti uno snack per cani. Andiamo a vedere. Ragazzi, sembra proprio una roba per cani. Cioè, sapete quegli snack che gli dai perché mastichino e si puliscano i denti? Uguale, proviamo. Sa di cioccolato. È crunchy. All'interno è un tipo fatto a mo' di wafer. Non è male. Anzi, è strano, come consistenza. È strano, non è una cosa che noi forse mangeremo così di insomma, di buon grado, ma non è male, non è malaccio tutto sommato, buono. Un buono cioccolato, mi piace, ci piace. Poi, allora, abbiamo ancora tre cosine. La prima, no, secondo me questi sono quelli che fanno in bocca, vi ricordate? Tenevi la bocca aperta e si sentiva... Secondo me sono quelli. Boh, non lo so, sembrano delle mini caramelline. Assaggiamo. Io magari mi aspetto una roba che conosco e poi è tutt'altro. Allora, che strano. Sono tipo delle caramelline bianche rosate accanto a dei fiocchi marroni. Il che non è promettente. Allora, assaggiamo i fiocchetti prima. Sì, sono proprio quelle. Oh mio Dio. Le sento, aspettate. Non so se li sentite, ma io li sento scrocchiare. Allora, vabbè, sono tornata bambina, queste sono fantastiche, le prendevo sempre. Pazzesche, troppo figo. Sono di Coca-Cola. Buonissime. Amo, questo finisco il video, quelle me le mangio tutte. E poi abbiamo ancora due cosine. Questo, tra l'altro scoppietto ancora, ok, dico smettila. Allora, melon pandarò, presumo sia uno snack al gusto di melone, credo, suppongo. Proviamo. È una specie di biscotto. Oh, un biscotto a forma di panda, vabbè. È caduto l'altro orecchio, non ha importanza. Assaggiamo. Oh mio Dio, ragazzi, che schifo. Scusate. Cioè, io proprio... non ha un buon odore. Ed è tendente al verdognolo. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Sa seriamente tanto tanto di melone, ma più della buccia del melone che del melone di sé. Sono curiosa e al tempo stesso disgustata.
E poi perché è a forma di panda? Cioè i panda mangiano i meloni? Non pensavo, non lo so. Altre domande esistenziali. Questo è veramente, veramente strano. Cioè non posso dire che non sia buono. È veramente, veramente strano. Cioè è quello che vi ho detto. È un biscotto a forma di panda che sa di melone. Cioè, come posso spiegarlo? Cioè è veramente, veramente bizzarro. Ma è vero, sa di melone effettivamente. Solo che io se ho voglia di melone mi mangio il melone. No, boh, non lo so. Forse a loro piace. E poi c'è scritto Ume Mince. Ed è questo pacchettino stranissimo rosa. E effettivamente sembra che sia pieno di caramelline. Mio Dio, ancora quel gusto di melone tremendo mischiato al pesce di prima. Oh my god. Ma c'è scritto di spingere e io ovviamente tiravo. Allora, le caramelle sono, beh, ovviamente mentine, non potevo aspettarmi una roba normale, tipo trasparenti, verdi, blu, no. Che colore è? Tipo una specie di strano marroncino? Boh. Assaggiamole. Wow! Oh my gosh! Ah! A parte che non sono alla menta. Questo è un altro sapore. Sanno tipo di un frutto, ma non ho ben capito quale. Comunque appena le mangi si aprono, si schiudono e sono super 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 succose. Però non so perché ci sia scritto mince, perché sicuramente non sono alla menta. E sì, tipo fruttate, ma non sono così male. Però molto diverse da quello che potremmo mangiare noi, sinceramente. Però non sono poi così malaccio, vi dirò. Non sono poi così malaccio. E con questo, ragazzi, non ci posso credere, ma ho finito il mio pacco. Guardate, l'abbiamo finito. Oh mio Dio. Allora, sto ponderando se mi sto sentendo male oppure no. No, sto scherzando. In realtà il mio stomaco chiede pietà. Perché tutto questo mix di sapori, gusti, consistenze, eccetera, non è stato un granché. Ci sono state cose veramente terribili, tipo quelle piccole caramelle con lo scoiattolo, il coniglio e il biscotto a forma di panda che sa di buccia di melone, il coso che sa di pesce, tremendo. Poi ci sono state cose invece che mi sono piaciute molto, tipo le caramelle frizzantose e le lecca-lecca che si puccia nelle polverine e poi fa diventare tutto super frizzantoso. No, quelle mi sono piaciute, mi ricordo quando ero piccola. E poi ci sono state cose dubbie, tipo i strani grissini, gli strani grissini che però sono super piccanti, però ci metto un po', quelle strane patatine con il bambino, non lo so. Però tutto sommato mi aspettavo forse di forse mi aspettavo di peggio, sono pessimista. Aspettavo peggio. Quindi fatemi sapere se conoscete qualcuno di questi snack e fatemi sapere soprattutto cosa ho mangiato, perché io ancora non lo so, me lo sto chiedendo, me lo chiederò per sempre. Spero vi sia piaciuto questo video, vi mando un bacio grandissimo e noi ci vediamo, questo video lo vedrete venerdì, domani, quindi noi ci vediamo lunedì, anzi, mia family, stavo per dimenticarmi, devo farvi un annuncio, perché no, questo video lo vedrete oggi che è giovedì, perché lo monterò subito, lo metterò, e poi noi ci vediamo domani con un nuovo video, quindi, e poi invece penso non ci saranno video per una settimana, perché sarò via da De Menza e Vic nei Paesi Bassi, in Olanda, e quindi mi prendo una settimana, diciamo, di ferie, non filmerò sostanzialmente per una settimana, non porterò la videocamera eccetera, però ci vediamo domani con un nuovo video, vi voglio bene mia famiglia, ciao.